tutti, e oggi voglio fare due chiacchiere con voi su una delle domande che mi sarà posta sotto il video sul un anno che lavoro in una fabbrica giapponese. Logicamente mi è stato chiesto come lavorano i giapponesi, il metodo, la precisione, lo stress dovuto alla gestione del lavoro, alla presentazione del lavoro e tutto quello che ne viene. Allora, seguite il video e ci facciamo quattro chiacchiere e vi spiego un po' com'è la mia esperienza e qual è il mio punto di vista, sottolineo mio perché è basato su quello che io vivo e faccio comunque da un anno. Cioè non è da generalizzare su tutti i settori qua in Giappone. Ogni settore ha un livello di stress, di responsabilità rapportato. Mi sono guardato intorno un po', ho detto come imposto il video, da cosa comincio? Per rendere un po' con l'idea, ho detto vabbè, c'è il punto più alto dove si vede la stazione centrale di Sendai e in questo brulicare di persone, di ordine, anche caos nello stesso tempo, posso raccontare comunque un po' di quello che sono questa metodologia giapponese. Allora vi dico, in fabbrica ci sta la gerarchia, come logico che ci sia, divisa in responsabili di sezione, cioè dei dipartimenti, tipo io sono quello dei dolci, c'è il responsabile generale che si occupa di quello. Poi nell'altro poi ci sono i vari responsabili che vengono divisi in base ai laboratori. Ognuno di quelli ha una divisa leggermente diversa, ognuno di loro ha delle responsabilità, delle mansioni diverse. Il rapporto che loro instaurano con gli altri dipendenti, anche se hanno comunque non una responsabilità come la loro, cioè parliamo di persone come me, dipendenti come me, è molto 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 umana, tranquilla, si ride, si scherza. Logicamente devi fare il tuo lavoro, come logico che sia. Loro comunque guardano l'andamento e ci sono le pressioni sono dovute agli ordini. Ci sono degli ordini da rispettare e da fare delle consegne, ma se c'è bisogno comunque di accelerare, tutti quanti concorrono e aiutano la sezione. Molte volte ho visto giapponesi che si occupavano di mansioni totalmente diverse e fermarsi, perché in quel momento quello che loro facevano non era di vitale importanza, ma c'era un'altra sezione che aveva bisogno comunque di procedere. Automaticamente tutti insieme si finiva quell'ordine. Logicamente c'è molta differenza tra i vecchi dipendenti, cioè la vecchia guardia giapponese, quelli che hanno una certa età, e i nuovi dipendenti. I vecchi dipendenti sono molto molto spaventati dalle scelte che può fare la fabbrica e non mettono mai in dubbio e non domandano, non interagiscono, cioè ricevono un ordine, fanno quell'ordine, il lavoro sì, lo fanno in quella maniera e lo faranno solo in quel modo, cioè non useranno mai cambiare il modo o farlo più semplice, anche se tu vai e gli spieghi, guardate che se si fa così questo lavoro è molto più veloce in un altro modo, loro non ti ascoltano, perché per 30-40 anni hanno lavorato in fabbrica in un modo, raga, è solo unicamente in quel modo, mentre i giovani giapponesi ti ascoltano e se c'è la possibilità mettono anche in pratica, cioè accettano il consiglio e si adeguano. Se ritengono che comunque il consiglio valga la pena, ascoltavo. Invece io, tipo, c'è un'anziana nella mia sezione che avrà più di 70 anni, raga. Non cambia la sua idea. Lei ha un sistema di lavoro ed è quello. E a volte ci rallenta, ma non ci possiamo fare niente. No, non vi nego che la pressione la si sente quando ci avviciniamo a periodi tipo Natale o quelli estivi, dove logicamente la produzione dell'azienda triplica, ma la fabbrica reagisce assumendo personale nuovo in part time, soprattutto giapponesi studenti universitari, che a volte questi ragazzi fanno un'esperienza di lavoro e la fanno anche di notte, soprattutto di notte, e assumono a fare i turni che vanno da mezzanotte alle 5 di mattina. È forza lavoro
non, io la dico numerica perché la gente non ha una conoscenza, loro molte volte hanno una prima esperienza, però vengono messi in gran numero in determinate sezioni in maniera da aumentare notevolmente la produzione della fabbrica. La metodologia giapponese a volte, io sono rimasto scioccato perché ogni dolce che vedete, tipo uno pensa ai combini, i dolci sono, costano poco, vuol dire che se ne frega, cioè non ci sarà un controllo sbagliato, sbagliatissimo, ogni dolce è misurato col centimetro, raga, immaginate uno responsabile che gira col centimetro, boom, e misura l'altezza del pan di Spagna, l'altezza della crema, l'immagine, cioè il dolce esce come su un'immagine. C'è una foto di questo dolce, il dolce deve essere al 99% simile alla foto, se non è come la foto viene scartato. Qui c'è anche una forma maniacale di ottenere una forma di perfezione, anche se il dolce in sé per sé verrà venduto a 100 yen. Loro sono convinti che se un solo dolce può essere spinto, cioè tutto quando poi l'ordine viene rispedito indietro, perciò loro non vogliono rischiare. E quindi fanno, soprattutto molte volte nella sezione che si occupa del confezionamento, la maggior parte del lavoro viene svolto a mano, anche a volte inserite alcune etichette, l'adesivo che indica la scadenza, tutto quanto deve essere messo con una certa precisione. Cioè a volte io non ero abituato, perciò mi sembrava un eccessivo. Poi entri in quella metodologia, poi ti abitui, raga, poi ti abitui e capisci che il sistema funziona così e deve essere fatto così. Cioè il taglio della frutta viene mostrato in una maniera, anche se c'è un altro modo per tagliarla più facile, ma quello è il modo. E i pezzi verranno controllati col centimetro. Penso che forse per molti che stanno ascoltando, vedendo questo video, diventa l'idea di solo di immaginare una cosa del genere è un attimo scioccante. Però è una regola, c'è pressione, logicamente. Lo stress non dipende dalla sezione, il lavoro non è completamente proprio leggero. Però vi dico, c'è molto rispetto umano. Cioè uno pensa fabbrica vuol dire schiavismo perché assume stranieri, no. No, 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 sicuramente ci saranno situazioni veramente orrende in Giappone, sicuro, cioè, anzi molti canali YouTube anche americani hanno creato dossier e documentari che spiegano a volte anche il lato oscuro, ma quello non è una cosa giapponese, quello esiste in tutti i paesi, perciò è una realtà che non è prettamente solo giapponese o italiana, è un lato negativo che esiste in tanti paesi. Personalmente io non ho problemi a livello di stress o pressione, non ho visto pesi di grandi manager, anzi c'è un rapporto molto tranquillo, a volte diretto, in senso non fanno i boss che vengono e ti guardano dall'alto, ma ti chiedono come stai, sono molto molto tranquilli, non ti trattano come se l'ultimo arrivato o il dipendente, danno importanza a ogni singola persona, perché in sé per sé la fabbrica ha bisogno di ogni singolo ingranaggio per poter funzionare. Ma io spero di aver risposto gran parte, di aver dato un'idea su, diciamo, l'ordine e la disciplina in un contesto del genere. Logicamente, come ripeto, la mia è una visione dovuta a una mia esperienza in fabbrica, negli uffici sicuramente è diverso. Tipo, ad esempio, la mia ragazza sa di me, lei lavora in un'azienda da 2 anni, è una grande azienda finanziaria da 2 anni, e posso garantirvi che il rapporto di stress è molto più alto del mio. Se volete ne faccio un altro video e parlerò anche di quello. Io adesso raggiungo la scuola, ho fatto un giro tra il centro commerciale e la nuova struttura della stazione Sendai, ho fatto vedere un po' di ristorantini, spero che vi sia stato di vostro gradimento. Grazie per essere qui, raga. Fatemi sempre vivi sotto, nei commenti sotto il video, che fa sempre piacere poter rispondere e togliervi qualche curiosità. Al prossimo video del Giappone.